Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Formula Platinum, la mia guida in italiano, la parte numero 26. Ok, allora, in questa parte andiamo a battere la sesta palestra di questa regione, la palestra di Serenity City, ma prima appunto volevo esplorare un po' il Centro Forum, perché come abbiamo imparato, anche dal Centro Forum possono nascere cose molto belle, tipo ci possono andare dei Pokémon. Io vi ricordo come sempre, se il video è di vostro gradimento e vi serve, lasciare un like. Un commento Pika magari scrivendomi le vostre impressioni sulla serie, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e soprattutto in descrizione ci sono tutti i social e tutto quello che faremo oggi, quindi mi raccomando guardate la descrizione. Invece nel Centro Farm non c'era assolutissimamente niente, io andrei direttamente prima di andare in palestra nel market perché ho da vedere se vendano i Full L. Che mi servirebbero? Non li vendono, ok. Mamma mia, non li vendono mai sti fulelle. Io non so più che fare. Ma allora non ho da comprare nulla. Cioè se ne può anche. Ah no, Parasilel 2 o 3? 2? A parte ne ho già 2, però mi pare 2 o 3, tipo, però non si sa mai. Ok, allora spero sinceramente ci sia un labirinto abbastanza tosto in questa palestra, perché a parte la palestra tipo spettro, poi il resto non è che se ne sia trovati tanti abbastanza tosti. Almeno per rendere un pochino più tosto, sto ripetendo 100 volte tosto il gioco. Comunque la palestra di tipo elettro non è una novità, l'avevamo letto anche nella scorsa parte. Ok, abbiamo usato la palestra di Serenity City, il capo palestra Reiner usa Pokémon di tipo elettro e usa attacchi tipo terra, grazie mille. Allora, qui c'è un interruttore, però non serve a nulla. Buono, io ne approfitto per insegnare. Tanto l'avrei dovuto fare prima o poi. Però non sapevo se farlo su Poseidon. Tutti possono imparare Earthquake, ma non lo selezionava bene? Sì. Tutti possono imparare Earthquake? Davvero? No, però voglio insegnare Poseidon perché è stab. Però cavolo. Tutti potranno imparare Earthquake, al posto di Mudshot ovviamente, ma sono rimasto anche Lizard, è tipo volante, può imparare Earthquake, terremoto sarebbe. Vabbè, comunque avventuriamoci verso la palestra, questo interruttore invece serve a qualcosa? Sì, ok. Ah, qui c'è tipo un interruttore sì, un interruttore no, ma se è tutta così la palestra, grazie, che vi devo dire. È davvero troppo facile, ecco, vedete perché ho comprato i Parasilel? Perché li ho comprati secondo voi? Ok, quindi si può fare Swift e addio. Ok, allora diamo un Parasilel immediatamente a Luhayo. Se oggi facciamo in fretta, andrò a catturare anche il nuovo membro della squadra, visto che abbiamo ottenuto volo. E vi ho detto già da un botto di parti che il penultimo membro della nostra squadra si trova in una città che abbiamo già visitato e che io non ho catturato perché pensavo di metterne un altro, poi invece ho deciso no, mettiamo lui. Ho fatto un bel casino, insomma. Grande Luhayo, ragazzi. Jolteon. Ce l'abbiamo una Aeria Tot. No, no. Allora meglio per Potion. E preghiamo che attacchi. Mamma mia, che bestia però che sei, Luhayo. Allora, tra un po' Luhayo raggiunge il livello di Vegliate e vedete, bestia. E poi metto anche, comincio a mettere anche gli altri. In questa parte Charizard non lo vedete tanto perché c'ha la debolezza l'elettro, mi dispiace. A parte che contro il capo palestra userò Poseidon. Ma qui si piglia la scossa? No, non ci si può neanche andare, vabbè. Vabbè, è inutile che mi ha beccato da lontano, tanto ti volevo sfidare comunque. Ma che mi fai Fulmisguardo? Allora, se mi usi una mossa antipatia e io ti faccio Reversal. E ancora Reversal e ancora Reversal. E Luhayo non è rimasto paralizzato mai, praticamente. Assurdo. Ok, allora questa barriera. Ma che. Io chiedevo un labirinto abbastanza difficile e voi mi mettereste un labirinto qui per bambini piccoli. Ma che roba è? Ma dai. Non mi dica che sono già arrivato al capo palestra perché sarei molto triste, eh? Cioè, molto triste. Ci rimane un pochino male. Ci rimaniamo un po' male. Comunque Luhayo è più lento perché è paralizzato, non perché è lento come la morte. Ok, no, non sono già dal capo palestra. Qui si attiva un interruttore che succede. Boh.
però non attiva nulla perché le porte sono aperte. Che l'attiva a fare? Se ne metti tipo era tranello così. O forse c'è una cosa per dopo, c'è un interruttore per dopo. Cross shop è mossa, eh? Anche... Ah, buono. Non so, però mi fai buona. Mi fai buona. Quindi al posto di Focus Punch non mi piace per niente, cavolo. Perché toglie tanto, sì, però fa davvero... Proviamo Cross Chop, non lo proviamo invece. Toglie, dai. Che le mosse di Tipo Elettro non gli fanno praticamente nulla, toglie. Anche perché è lui stesso il Tipo Elettro. Da qui un po' io non me la sono cercato a Lucario, per questo è morto. Fossi stato un Anazio che non l'avrei fatto assolutamente. Comunque non ho problema a dire che se fosse stato un Anazlocke non avrei avuto per niente di difficoltà. Ma per niente, ragazzi. Io, boh, davvero, è abbastanza semplice come gioco, sinceramente. Non è tutta sta grande difficoltà, eh. Però. Allora, no, non c'era, attiva nessun interruttore, ok. Ah, selfie, non mi ricordo mai da che parte lo devo fare, quindi lo metto da tutte e due, per la miniatura. E vai, viamo Lucario per fargli ottenere l'esperienza e condividere l'esperienza. L'iperpozione non gliela do perché è inutile tanto gliela dia. Allora, Poseidon primo. E prepariamoci a questa sesta sfida in palestra. Ok, benvenuto nella palestra di Serenity City. Serenity, la palestra della città della luce. Mazza, oh. La palestra specializzata nell'elettricità. Ok, come leader io ti sfido. Benissimo. Questa ho messo a vedere le ultime capolestra, sono le uniche sfide che non velocizzo, molto figo il design del capolestra. 5 Powerman anche qua. 10 Earthquake, speriamo di farcela insomma. Allora attacchiamo per primi e... Buono, lo buttiamo giù al primo colpo. Non penso di aver tante difficoltà in questa palestra, eh. Sinceramente, detto fra noi, con i team che ci ritroviamo, non penso assolutamente di avere tante difficoltà. Se non l'ammazza Poseidon, l'ammazza Poseidon, stai tranquilli. Odor Slut? Ah, per reggenza penso sia. Mossa inutile. Cioè, che mi fai per reggenza se con il terremoto ti ammazzo? Ora, l'unico problema potrebbe essere se qualcuno ha la mossa è tipo erba. Perché c'ha praticamente. Ci fa un 4 fede e ci ammazza. Però deve essere più veloce di noi. Ah, Flinch, ciao, vabbè. Niente male. Te la sei solo cercata perché se non attacchi, se non attacco io attacco il turno dopo, quindi. Insomma, deve essere più veloce di noi, deve avere una mossa tipo erba. Altamente improbabile, insomma. Non lo so sinceramente, però stiamo buttando giù tutti con Earthquake. Earthquake è davvero una mossa forte. Per questo ero indeciso se Muddy Water, se tenergli Muddy Water. Sì, no, Muddy Water, scusate. La mossa di potere arriva prima, non mi ricordo come si chiama. Comunque la mossa è Mudshot, Mudshot. Ah, ci ha diminuito l'attacco. Questo potrebbe essere una cosa attiva, eh? Vabbè, alle mani gli facciamo un mood di vuote. Ma manco, no. E perché Earthquake lo volevo insegnare a qualcun altro. A un altro Pokémon che catturerò in futuro. Precisamente otterrò in futuro, ma avete già capito chi è, quindi. Che lo dio a fare, però per ora mantengo l'alone di mistero. Che è anche tipo terra praticamente, pure lui. Cioè terra e poi un altro tipo. Ma vabbè, praticamente ho detto il nome. No, via. Dicendo terra ho detto il nome. Vabbè, fammi stare zitto, via. Qui mi sono l'orologio. Come per di stai zitto, non parlare. Intanto abbiamo sconfitto la palestra. Comunque, ho deciso di insegnare terremoto a questo o a quell'altro. Spero che l'altro Pokémon la possa imparare. Ok, congratulazioni per avermi battuto. E ci dà la Energy Badge, la medaglia Energia. Minchia. Scusate la parola, però. Vabbè, l'avevo censurata, però. Mazza e nomi. Che nomi, eh. Cioè, la fantasia proprio. L'MT24? Thunderbolt. Ok, mi serve Thunderbolt. E poi vedrete perché mi serve Thunderbolt. Ok, allora, in questi 10 minuti abbiamo 5 minuti, possiamo usare volo, quindi andiamo a catturare il nuovo membro della squadra, il penultimo membro della squadra. Assurdo. È un po' da kamikaze catturarlo ora e non a fine, a inizio parte prossima, perché
Ovviamente qui devo mettere il titolo Palestra Elettra, invece nella prossima parte avrei potuto mettere il titolo Nuovo formato di squadra, però. Ok, quindi usiamo volo. Balla tanto MN Charizard. Ok, dove andiamo? Perché questa parte è rossa? Bagame delle bestie, vabbè. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Non ve lo dirò mai. Qui non ci possiamo manco volare, ma che roba è? Dove andiamo? Non ve lo dirò mai. Non ve lo dirò mai. Invece sì, a Dardusk City andiamo. E voi direte, dov'è? Chi ha da... Ah, c'è la stessa musica dell'altra. Dardusk City, catturerai il nuovo membro della squadra. Sempre se lo troverò, ovviamente. Fatemi vedere quante ultra ball ho. 11 a voglia. Nella Guardian Tower. A me mi pare si trovi qui. Mi pare si trovi qui. Poi mo che non mettano in squadra tanti, eh. Devo essere sincero, non ho visto in squadra tanti sto Quarmon. E qui, premo che sbaglio Select, scusate. Non ho visto in squadra tanti sto Quarmon, eh. Non è Shuppet. Non so se si trova a questo piano, mi sa che si trova solo al prossimo, però. E non so neanche in quanta percentuale si trova, però so che si trova. Sinceramente, potete trovarlo subito, ma mi pare l'ho già incontrato, eh? Non è Ghastly. Non è Ghastly. Non è Shuppet. Penso di tagliare, un po' se non lo incontro. Non è Ghastly. Vabbè, andiamo ancora più in su, magari qui non si trova. Magari, non ne ho idea. Ok, ragazzi, allora l'ho trovato, ho fatto 3000 tentativi per cercarlo, però l'ho trovato finalmente. Maschio livello 23, va benissimo. Quindi proviamo le Ultra Ball. Non posso indebolirlo, mi dispiace. Duskull maschio a livello 23. Lo cercavo maschio, ve l'ho detto, perché ho già trovato il soprannome. E è il primo, come dicevo, soprannome, diciamo, trash della serie. Lunio, anche, ci tenevo a dire. Ok, sì. Rimarrò con un nome stupendo. Oddio, potrei trovarlo anche femmina, ma dettagli. Allora. Niente per chi si chiama in questo modo, però un Pokémon che si chiama in questo modo è alquanto strano. E l'ho fatto perché non avevo nessun soprannome in mente. Mi è venuto in mente l'altro giorno e ho detto un soprannome trash ci deve essere. Ora me ho Osvaldo. Ok, ah, il nostro Osvaldo, nuovo membro della squadra. Ok, ve l'avevo detto che ha levitazione, non gli fa niente, non gli fanno niente attacchi tipo terra. E il moveset è anche l'unico Pokémon di cui ho già deciso tutto il moveset. Ok, poi andiamo anche a cambiare il nome a Lucario, visto che ci siamo. Scusatemi per il taglio, ma non lo possiamo usare la fune fuga. Ok, scusatemi per il taglio, ma purtroppo non l'ho trovato. Cioè, ho trovato quello femmina lì e poi basta. Poi non l'ho più trovato. Infatti, dovevo cambiare anche Aria sperando ci fosse, ce ne fosse di più in alto. E quindi niente. Comunque, in effetti l'avrei potuto chiamare anche Osvalda, però ormai. Ormai avevo il gioia fatto, ormai ero già fuggito. Ok, allora andiamo a mettere il soprannome anche a Lucario. E ho già deciso quale mettergli. E poi interrompiamo la parte. Torniamo dove eravamo, a Serenity City, e poi interrompiamo la parte. Ok. Solo io, quello per il coraggio soprannomi non mi ricordo dov'era. No, forse sì che me lo ricordo. Allora, era forse a Simple City dovrebbe essere, mi pare. Mi pare dovrebbe essere a Simple City. In una di queste Asia, praticamente. Forse era lui. Sì, esatto, sì. Ok, buono, meno male. L'ho azzeccata prima. Allora, Luaio. Diamo il soprannome anche a lui, perché non ce l'hanno fatto dare. E poi interrompiamo la parte. Allora, soprannome molto standard, ma uno dei più belli forse che ho dato da quando ho cominciato a fare i video su YouTube. Anubis, come l'antico dio. Sarebbe Anubi, però in inglese lo chiamano Anubis, mi piace molto di più. L'antico dio dell'egizio di non mi ricordo cosa. Comunque era uguale a Lucario praticamente, pari pari.
Rivoliamo, ragazzi. Ah, già questa è la città stramba. Che c'ha metà rosso e metà nero. In effetti, cose per far bolle potevamo far meglio, devo dire. Ok, quindi prendiamo il condivido esperienza Luaio e lo diamo a Osvaldo. Che big sei Osvaldo, ragazzi. Comunque, qui non so come si evolve Osvaldo, però lo cercherò. E quindi da Matti Zero è tutto, like, commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. E ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Let's Platinum, la mia guida in italiano. Ciao a tutti!